serata corposissima, quindi andiamo velocemente. Giulia che è già lì ben posizionata, anche se mancano due giurati, mancano lì, è vero? E che giurati? Mancano due giurati, è vero, Presidente Labrini? Sì, due, tre. Noi ne abbiamo due, quindi. Ah, sì, il Padre Eterno, giusto. Poi vediamo, magari, non questa sera. Quello giudica qualcos'altro, comunque. Non questa sera. Però due giurati, invece, li abbiamo tenuti un tantino nascosti qui dietro le quinte. Io spero che siano anche rimasti, perché prima erano un tantino presi d'assalto anche dai vari fans, dalle varie fans. E allora, con chi cominciamo? Iniziamo con un grande tenore, una persona che si esibisce calca i teatri più importanti non solo dell'Italia ma del mondo intero, conosciuto a livello internazionale, ha recentemente cantato nel Teatro Metropolitan di New York, tempio della musica mondiale, conosciuto dal grande pubblico per essere stato per 10 anni ospite fisso della trasmissione del Bagaglino con Pippo Franco e Leo Gullotta, e ancora recentemente lo abbiamo visto impegnato nella trasmissione condotta da Paolo Limiti, Ci vediamo in TV. Signore e signori, Edoardo Guarnera. Un applauso, Edoardo Guarnera, ospite eccezionale qui a San Vito. Grazie Edoardo. Benvenuto Edoardo, benvenuto. Beh, ha detto tutto Maria praticamente. Io per una cosa della vita privata di Edoardo. Che non svegliamo. No, della vita privata, come dire, degli amori calcistici, solo di quello mi interessa parlare questa sera, non di altro, ti prego Edoardo. Ho scoperto che tu hai la stessa mia fede. Solo che ce ne vuole per averla, è vero? Essere interisti oggi è un interista anche tu, insomma, vabbè. Però vedi, c'è qualche consolazione. È tanto che non vinciamo, comunque. Mi hanno detto che quest'anno però le cose andranno meglio, vero? Sì, bene o nel male, sono sempre vicino alla mia squadra e sempre lo sarò. Credo che quest'anno ci serva anche un po' più di fortuna. Adesso credo sia nei giorni dell'ufficializzazione dell'acquisto di Figo, che sarebbe una cosa importante, notevole. Quindi la squadra c'è. L'allenatore sta dimostrando di essere naturalmente all'altezza, e quindi forza Inter, e speriamo bene. Anche lui preso d'assalto dalle fans, ovviamente è un bel ragazzo, c'è poco da fare, poi insomma è davvero uno dei ragazzi del momento. Francesco Capodacqua. Francesco, vieni. Buonasera a tutti, buonasera. Ha fatto un cappellino che ha scritto San Vito, non so se ha fatto bene o ha fatto male, magari gradirei che ne so un ole, San Vito! Perfetto, dai. Facciamo un gioco semplice, cosa ti viene in mente se ti dico Footloose? Ah, bellissima, mi viene in mente tutto perché lo sto facendo in questi giorni, è stata la cosa più bella che mi è capitata, diciamo, dopo Amici, la cosa più bella e unica, da quest'anno sono il protagonista ufficiale, quindi... È gioia, sto lavorando, sto migliorando, cerco sempre di fare meglio per poi chiaramente fare questa scalata, diciamo. Io spero di farla, chiaramente sto lavorando. Progetti per il futuro, immediato futuro. Ah, immediato futuro, allora a settembre autoproduco un disco, un singolo che ho scritto io, le parole, la musica è stata scritta da un altro mio amico, musicista, arrangiatore, Francesco Daniele, e niente, lo farò, diciamo, lo autoproduco per farlo uscire, diciamo, intanto questo è il mio pensiero, voglio portare il mio pensiero, non mi piace le cose scritte da altri, cioè quello che voglio cantare quello che dico io, poi ecco, poi magari un futuro come presentatore lo vedrei anche, quindi io lavoro un po' per tutti e due i fronti. In bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Sulle mani, vai!
sono, odio che nascondo, io voglio invitare. Prendo solo il tempo che fa bene a me, e non chiedo alla vita niente di speciale. Cammino da solo, e non mi porto mai, continuo a correre. No, no, in bocca al lupo va fatto a tutti, perché è una bella serata d'insieme, c'è tanto sorriso, di solito c'è la tremarella, invece c'è tanto sorriso e questa è la cosa più bella. Io che sfili? No, non è la prima volta. Ho girato anche l'Italia per fare delle sfilate. Tu sei emozionata? Sì, tanto. Tra qualche ora ci sarà la sfilata vera e propria. Cosa ti aspetti? Di andare tutto per il meglio. E abbiamo saputo che oltre a sfilare fai anche l'attore. Raccontaci. È stata finalmente la mia prima esperienza nel cinema, spero che vada bene. Adesso stiamo girando con un film per la regia di Sergio Rubini, con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Gerini. Il film si chiama La Terra e lo si sta girando a Mesagna, nel territorio di Mesagna, nel centro storico, e a Nardò e nei paesi vicini, diciamo. È la mia prima esperienza del cinema, spero che di continuare in questo campo, perché mi piace molto. E qual è il tuo ruolo in questo film? Diciamo che in questo film interpreto la parte del figlio del mafioso della città. Il mafioso è interpretato proprio dal regista, da Sergio Rubini. Niente, il film, diciamo, è un film di mafia che parla di quattro fratelli, di cui uno abita al nord, gli altri tre sono al sud. Diciamo che il film rappresenta il sud, che è la parte dell'Italia che ha più problemi, dove c'è la disoccupazione, e quindi c'è anche la mafia. E quindi, tu ti chiami? Samuele. Quanti anni hai, Sam? 17. Veneno,
perdi la calma e cassi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A llevártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! L'emozione? Tantissimo, anche se alla fine sono tante volte, quindi cioè è diventato quasi una cosa normale. Come ti chiami? Valentina. Quanti 18. Tu invece? Ciao, sono Angela, 21 anni, di Brindisi. È la prima volta che sfili? La prima volta. Penso che sia una bella esperienza, già mi sto iniziando a divertire parecchio. A te cosa piacerebbe fare? A me piacerebbe da tanto lavorare nel mondo dello spettacolo. Ho 19 anni e sono Fabrizia Patisto. Tu invece? Non vuoi parlare? Sì, però... sì, come no? Come ti chiami? Veronica. Quanti anni hai? 17, sono ancora piccolina. E cosa ti piacerebbe fare da grande? Sicuramente entrare nel mondo dello spettacolo. Poi, se avrò un po' di fortuna. Ma solo sfilate, mondo della moda o anche... No, anche nel cinema sicuramente. Allora, avete detto che oltre alla moda vi piace tutto del mondo dello spettacolo, ma in particolare la trasmissione dove ti piacerebbe partecipare? Ad Amici di Maria De Filippi. Ci hai provato? Sì, ci ho provato quest'anno, ho fatto il provino, ho passato il primo turno, il secondo no, essendo 6.000 persone che ci partecipano ogni anno. Purtroppo sì, è un po' difficile entrare. Oh, invece ci hai provato? No, 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 ancora no, è presto, diciamo. Non ha ancora 18 anni, no, ancora quindi 18. Non può provare. Okay. Tanto mi chiamo. Come ti chiami? Mirko. Quanti anni hai? 14. Da quanto tempo balli? 2 anni. Qual è la tua scuola? È il centro di danza arabesca. Senti, e cosa ti piacerebbe fare da grande? Il ballerino. Per? Una bella trasmissione. Sempre quindi mondo dello spettacolo inteso come televisione. Sì, sì. Sì, sì. Tu invece come ti chiami? Maria Carmen. Quanti anni hai? 13. Canto e ballo. Però il mio preferisco il canto, dato che canto da quando avevo 5 anni. Quindi. E sei di dove? Carovigno. Thank you.